tutti e bentornati. Io sono Alessia e questo è il mio canale. Ho scelto per voi 5 tra i luoghi più infestati del mondo, ma iniziamo subito. Al primo posto abbiamo un'isola. Quest'isola è situata sul lago Xochimilco in Messico ed è chiamata l'Isola delle Bambole. È il risultato dell'ossessione di un uomo, Julian Santana Barrera. Arriva qui intorno agli anni 50, abbandona la sua famiglia perché decide di vivere su quest'isola come un eremita. Ma purtroppo un giorno, proprio davanti alla sua capanna, vede annegare una ragazzina e ne rimane veramente sconvolto perché purtroppo non riuscirà a fare nulla per salvarla. Qualche tempo dopo, proprio nel punto in cui era annegata quella ragazzina, sbuca dall'acqua una bambola. Credendo che fosse di questa ragazzina annegata, la raccoglie e la appende su un albero come forma di rispetto, perché è convinto che lo spirito di questa ragazzina aleggi in quest'isola. Julian comincia a sentirsi perseguitato da questo fantasma di questa ragazzina e decide di fare una cosa veramente strana. Cerca di recuperare più bambole possibili, in modo da poter in qualche modo rasserenare questo spirito, perché lui crede veramente di esserne perseguitato, perché non riesce più a dormire, ha degli incubi terribili. A questo punto l'isola si riempie di bambole veramente inquietanti. Bambole sporche, senza vestiti, alcune mutilate, e qualcuno dice di averlo visto parlare a queste bambole ed anche cantare come se fossero delle vere e proprie persone. Ma la cosa anche alquanto strana è che Julian morirà annegato nello stesso punto esatto in cui era morta la ragazzina. E qualcuno dice che l'isola sia rimasta infestata dal suo spirito e che nessuno osi toccare queste bambole per paura di attirarne la sua ira, perché lui se ne occupava e se ne prendeva cura come se fossero proprio delle vere persone. Nel tempo, esperti del paranormale, turisti, show televisivi si recano sul posto perché ne è diventato molto famoso. Qualcuno dice di aver sentito di notte degli strani ed inquietanti rumori provenire proprio dalla capanna di Julian e dalle bambole stesse. E pare che ci sia una bambola in particolare che possa aprire e chiudere gli occhi. Al secondo posto abbiamo il manicomio di Mombello, nel comune di Limbiate, a Milano. Il manicomio di Mombello non nasce come manicomio, perché nel 1700 era una bellissima villa di proprietà della famiglia Arconati. Verrà poi abbandonata nel 1800 per poterne fare un ospedale psichiatrico, soprattutto dopo lo scoppio dell'epidemia di colera, e quindi poterla utilizzare per i malati. Questa struttura è davvero immensa, pare che possa contare circa 12 padiglioni per un totale di 3.000 pazienti ricoverati. È tuttora un luogo abbandonato perché è stata abbandonata nel 1999. Pare anche che questo luogo sia stato abbandonato in fretta e furia perché fu smantellato tutto quanto nel giro di 3 anni. Per terra si possono trovare lastre, esami, letti divelti, lenzuola, cartelle cliniche dei pazienti, e chi c'è stato dice che questo luogo è davvero terrificante ed angosciante. Nel sottosuolo ci sarebbero chilometri di gallerie, il cui uso è rimasto ancora avvolto nel mistero. Si pensa che potessero essere stati utilizzati per condurre degli esperimenti scientifici proprio su alcuni pazienti che erano ricoverati lì, esperimenti ovviamente non autorizzati.
è che una volta terminati questi esperimenti, i corpi di questi poveri pazienti venivano buttati giù in un pozzo profondo circa 30 metri, che era poi un pozzo destinato per lo smaltimento delle acque. Chi è stato lì dice che questo luogo pare sia infestato dai fantasmi e che tra le sue mura aleggi ancora la sofferenza di questi poveri pazienti che venivano torturati soprattutto con l'elettroshock. Viene dichiarato come il più grande teatro di sofferenza e morte. Al terzo posto abbiamo Alcatraz, il penitenziario federale più famoso del mondo. A 2 chilometri da San Francisco è rimasto operativo dall'agosto del 1934 a marzo del 1963. È stato un carcere di massima sicurezza per i criminali più spietati al mondo. Si dice che molti abbiano tentato la fuga da questo carcere, ma che pochissimi ci siano riusciti, a causa del fatto che le acque che separavano il carcere dalla costa siano state talmente gelide da uccidere chiunque abbia provato a fuggire da lì. Definito da molti giornali e anche da molti investigatori del paranormale uno dei luoghi più infestati del mondo, pare che a distanza di tantissimi anni dalla sua chiusura ancora si abbiano delle testimonianze di eventi paranormali, di rumori metallici, risate, urla, pianti e rumori vari. Queste testimonianze sono riferite soprattutto al blocco D, perché questo carcere era suddiviso in blocchi A, B, C e D, e pare che nel blocco D e soprattutto in alcune celle si possano avvertire delle sensazioni veramente di gelido assurdo, in particolare proprio solo alcune celle. E si parla di una storia di un detenuto che un giorno avrebbe avvertito le guardie di aver visto due occhi rossi nella sua cella che lo fissavano al buio. Queste guardie non gli hanno creduto, ma il giorno dopo questo detenuto lo troveranno morto nella sua cella con i segni al collo di strangolamento. Alcuni visitatori dicono di aver sentito nella sala delle docce suonare il banjo, e pare che questo strumento venisse suonato proprio da Al Capone, che fu detenuto ad Alcatraz dal 1934 al 1939. Un ex detenuto, che poi divenne una guida turistica all'interno del carcere per molti anni, testimonia e dice che quel luogo è infestato dai fantasmi e che questa sensazione l'ha avuta sia quando era un detenuto, sia quando è diventato poi la guida del carcere. Dice che vivere all'interno di questo carcere era davvero difficile e pericoloso e che bisognava fare molta attenzione a pesare le parole e anche le azioni, perché qualunque cosa, anche la più piccola, poteva condurti alla morte, e chi era più forte psicologicamente e fisicamente dominava sul più debole. Quindi chi pensava di aver commesso un torto a qualcun altro decideva di suicidarsi, non tutti, per evitare di andare incontro a terribili agonie, e che di conseguenza tutto questo sangue, tutta questa rabbia e questo dolore sembrano essersi catalizzati all'interno delle mura di questo carcere. Al quarto posto abbiamo la foresta di Aokigahara, tristemente conosciuta come la foresta dei suicidi. Questa foresta si trova nei pressi del Monte Fuji e conta una marea di alberi, addirittura datati sui 300 anni. Il suo terreno è lavico, impervio e pericoloso, e perché pare che ci si possa perdere facilmente. Difatti, lungo il cammino ci sono diversi cartelli che scoraggiano ad addentrarsi nella foresta.
È conosciuta come la foresta dei suicidi perché pare che ogni anno vengano recuperati tantissimi corpi ed è appunto al secondo posto nel mondo per il recupero di cadaveri. Qualche leggenda dice che questa foresta sia infestata dalle anime del passato, che attirerebbe gli animi più fragili, più sensibili, le persone che magari hanno dei problemi e che vengano proprio inghiottiti da questa foresta. E si dice che anche gli alberi siano carichi di queste energie negative che si sono accumulate negli anni dovuti proprio a questi suicidi. Alcuni visitatori hanno testimoniato di allucinazioni e presenze maligne. I demoni di cui parlano vengono chiamati Yurei. Antiche leggende parlano di una pratica che veniva fatta in epoca feudale, in cui veniva lasciato a morire nella foresta il membro più anziano della famiglia. Quindi una famiglia in ristrettezze economiche decideva di comune accordo di abbandonare il membro più fragile nella foresta. I visitatori dicono di aver visto questi demoni, che sarebbero gli Urei e che di conseguenza li avrebbero associati agli spiriti di questi anziani. Al quinto posto abbiamo l'isola di Poveglia, sulla laguna di Venezia. Chi c'è stato dice che questo luogo è veramente terribile ed inquietante e pare che sia infestato dai fantasmi. Questo luogo venne sfruttato come avamposto militare durante la guerra e sembra che una volta finito il conflitto l'isola era totalmente devastata e gli abitanti ridotti a poche decine. Ma la storia più macabra inizia nel 1700, quando questo luogo diventa un luogo di quarantena e lazzaretto per i malati di peste. Una volta morti, venivano bruciati e poi seppelliti all'interno di quest'isola. Qualcuno parla di diverse apparizioni di fantasmi di queste persone decedute, proprio tra il 1922 e il 1946, quando il luogo fu la sede di un ospedale psichiatrico. In realtà dicevano che fosse una residenza per anziani, ma si è trovata poi una pietra che esiste ancora oggi con su scritto ospedale psichiatrico. Una leggenda dice che in questo ospedale venivano praticate delle torture terribili sui pazienti che erano ricoverati lì, in particolare il responsabile era proprio il responsabile del reparto di psichiatria. Questo medico sembra che impazzì ad un certo punto perché veniva tormentato dagli spiriti dei morti di Poveglia e che un giorno si lanciò dal campanile dell'antica pieve di San Vitale. Ma un'infermiera che assistette a questo suicidio dichiarò che il medico non morì per l'impatto al suolo, ma per una stranissima nebbia che si alzò dal suolo e che lo inghiottì completamente. Nel 1968 l'isola viene ceduta al demanio. I visitatori che sono stati lì, alcuni di loro, dichiarano di aver sentito lamenti, voci, urla nei corridoi che sono veramente inquietanti e spettrali. In America Poveglia è diventata molto famosa per un episodio del 2016 che ha coinvolto 5 ragazzi che si erano recati sul posto per effettuare delle indagini. Questi 5 ragazzi che arrivavano dal Colorado per un'esplorazione notturna ad un certo punto cominciano ad urlare terrorizzati, catturando l'attenzione di una barca di passaggio. Verranno poi tratti in salvo dai vigili del fuoco. L'isola è inaccessibile al pubblico, ma per chi volesse visitarla si può fare.
ci sono delle autorizzazioni da richiedere al Comune di Venezia e si può andare sul luogo per poterla visitare. Amici, il video di oggi termina qui, spero che vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un like. I luoghi io li conoscevo già, nel senso che non ci sono mai stata, però li ho seguiti nei vari documentari. Ce ne sono altri e ve ne parlerò più avanti, di tantissimi che nemmeno conoscevo. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e se avete qualche caso che vi incuriosisce, che vorreste che io vi portassi, fatemelo sapere. Niente, per oggi vi lascio, vi mando un bacio grande, mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere i miei prossimi video. Ciao amici!